richiede la perdita di una vita. L'equilibrio del mondo deve essere mantenuto. Siete disposti ad accettare questo rischio? Tre storie tratte da Locunto de Liconti, la raccolta di fiabe di Giambattista Basile, scritta tra il 1634 e il 1636. Tre racconti su tre donne, osservate nelle diverse età della vita, una giovane principessa data in sposa dal padre per trascuratezza ad un orco, una regina che pur di avere un figlio divora il cuore di un drago marino, un'anziana che per attirare le attenzioni di un focoso sovrano si finge attraente fanciulla. Con il racconto dei racconti, primo film italiano a scendere in gara qui a Cannes, Matteo Garrone attinge a piene mani all'immaginazione. Immaginario fantastico, intersecando le tre storie e raccogliendole in una narrazione circolare. Costato 12 milioni di euro, recitato in inglese, interpretato da un cast internazionale, con protagonisti Selma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones, il film ripropone temi consueti alla poetica del regista dell'imbalsamatore, Gomorra e Reality, la trasformazione del corpo, la passione che brucia, l'inganno reiterato, consegnandoli alla meccanica classica della fiaba e contrassegnandoli con il segno visivo del fantasy, seppure filtrato da un preciso taglio autoriale. Operazione di evidente matrice pittorica, il racconto dei racconti lavora su simboli e metafore pulsando di immagini potenti ed evocative in cui è percepibile il richiamo a Pasolini. Amore e morte si tengono per mano, danzano sullo stesso fuoco incandescente, generando un'alchimia apparentemente impossibile tra la dimensione del colossal e la specificità di uno sguardo intimo, tra atmosfere macabre e gotiche e situazioni a tratti grottesche. Qualcosa di ancestrale pervade i fotogrammi del nuovo film del regista romano, dove il piacere estetico forse rischia di essere autosufficiente, ma allo stesso tempo le storie di Basile, trapiantate in immagini, possiedono una filigrana moderna, incanalandosi in chiaroscuro verso le pulsioni dei nostri tempi, ansiosi di appagamento e bisognosi di sublime, ma aggrediti da troppe volgari ossessioni.